Mi chiamo Marius Bizzao, ho 38 anni e faccio l'attore. Allora io partirei da Delta perché di questo film tu hai scritto, ne potrei dire un'infinità di cose successe qui in scena e fuori, ma mi fermo per non cadere nella retorica smielata. Dai che a me piace un po' di retorica smielata, dimmi qualcosa. Un po' di retorica smielata. A parte che su questo progetto c'era anche un pezzo di gore, come si dice, no? In rumeno. Un pezzo di famiglia. Perché c'era mio zio, il mio vero zio, quindi già cominciamo con la retorica smielata. Stare in scena con lui, vederlo in scena insieme è stato come stare a casa, in qualche modo. Senti, ma me la spieghi questa leggenda della tua grappa di contrabbando romena? Allora, questa è una verità. Di contrabbando perché è illegale, insomma, produrla in casa, no? Qualsiasi distillato prodotto in casa è illegale perché non riconosciuto dallo Stato, bla 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 bla. E la fanno tutti. La producono tutti in casa, è una roba tradizionale, è una di quelle cose che tu praticamente quando vai via da ospite a casa di qualcuno, vai via anche con una bottiglietta di grappa fatta in casa, grappa di prugne, prettamente. Trovo che tu sia un po' un esempio di necessità che si trasforma in virtù. Oggi gli accenti, la versatilità, lo switch tra più lingue sono uno dei tuoi punti di forza come attore, ma all'inizio non era proprio così, giusto? So che ti sei incaponito per non essere un emarginato, ma per diventare un vero professionista. Sì, all'inizio devo dire che quando sono arrivato in Italia all'età di 15 anni ho passato 3 anni di mutismo, quasi totale, ero a scuola ovviamente, quindi rispondevo soltanto alle domande, però sì, avevo paura semplicemente di questo nuovo posto con una lingua diversa, con gli odori diversi anche addirittura. Evidentemente parte del fatto che io abbia appreso così bene l'italiano è anche dovuto allo stress, per non essere individuato come lo straniero. Quindi da lì poi è diventato studio, da lì poi è diventato lavoro come in questo caso, insomma. Tu hai paragonato la tua infanzia a quella di Oliver Twist. È un'immagine forte. Ti va di raccontarmi un po' perché? Perché ogni volta, quando si pensava che si sia arrivato al fondo, poi c'era ancora un po' di fondo sotto. Quindi, perché nasco in un posto molto difficile, nasco sotto la dittatura nell'83 in Romania, e quindi era difficilissimo camparci, insomma, i cibi erano rilasciati in forma di razioni, c'erano delle quantità, esempio, 4 uova al mese a persona. Poi c'è stata la rivoluzione dell'89, fine della dittatura, quindi ci va meglio? No, perché poi mia madre si è spostata in Italia a cercare fortuna. Poi è riuscita a portarmi in Italia. Dici, beh, adesso va meglio? No, perché poi c'è la lingua, c'è il mutismo e tutto quanto. Quindi sì, è stato un po' sì, la vita di Oliver Twist. Appurato che il teatro rimane al primo posto per te, nella tua carriera ci sono tante fiction, perché come dici tu, con quelle si pagano le bollette. Questo è un concetto che tu riproponi spesso nelle tue interviste, è molto onesto. Ma in questi anni ti sei accorto, e come ti sei accorto, che oltre a far cassa, la fiction italiana stava cambiando? Beh, indubbiamente con l'uscita di queste piattaforme il mercato è cambiato, quindi ci si è trovati lanciati dentro un calderone con un livello qualitativo un po' più alto, quindi decisamente il mercato della serialità italiana è salito di livello, sì. Quindi, però insomma, anche prima si facevano cose di qualità, insomma, non è così drammatica la situazione, no? Che dici, oh, boh, prima facevi soltanto cassa e non c'era qualità. C'era, però indubbiamente adesso ce n'è un po' di più, quello sì. Tra le tue frasi preferite ce n'è una di Nietzsche: ama e accetta gioiosamente il tuo destino nel bene e nel male. Cos'hai accettato tu, nel bene e anche nel male? La vita di Oliver Twist, adesso me la trovo come un grandissimo punto di forza, così come la vita di ognuno, soprattutto nella difficoltà, è lì che si trovano le cose belle in realtà, è lì che uno, se riesce a trasformare quel momento di difficoltà, può trasformarlo in un punto di forza e può non soltanto riconoscerlo, ma anche amare quella difficoltà lì. Quindi sì. Playlist Deluge per salutarci.
tre canzoni tue, che senti veramente tue. Posso dire degli artisti, ci sono degli artisti che mi hanno aiutato nel mio periodo di mutismo. Uno è Thom Yorke dei Radiohead, poi un altro potrebbe essere Bruce Springsteen, i primi di Bruce Springsteen, quelli un pochino più terreni, proprio più sporchi. C'è un artista inglese molto molto bravo che mi piace molto, che mi accompagna spesso, è Fink. Grazie, è stato un piacere. Ciao. Grazie a voi.